Il 4 maggio 1949 finì a Superga la storia del grande Torino e iniziò il mito. Non credevamo di amarli tanto, titolerà un giornale dell'epoca, dando voce al dolore di un'intera nazione. La squadra granata, ancora oggi, a distanza di 70 anni, viene ricordata con grande affetto e ammirazione. Gli Invincibili, il loro soprannome. A guidarli, un tecnico ungherese, Erno Egri Erbstein, con una storia personale da romanzo. Descrivere mio padre non è semplice, era un uomo, diciamo straordinario, per usare soltanto un aggettivo. Era un illuminato, era un uomo di grande spiritualità, era generoso e coraggioso. Un uomo che anteponeva sempre il benessere degli altri al proprio, ma poi era una persona molto semplice. Lui si è trovato nel crocevia delle più terribili tragedie che hanno afflitto il XX secolo ed è riuscito sempre ad emergere dalle più terribili prove con il suo equilibrio, con la sua capacità umana e morale soprattutto, di trovare sempre una via d'uscita dignitosa e ragionevole. Nato nell'impero austro-ungarico in una famiglia ebraica, Erbstein combatte giovanissimo nella Grande Guerra. Uomo di cultura e di lotta, dopo il fronte si dedica alla sua passione, il calcio. Milita in diverse squadre ungheresi dalle radici ebraiche e nel 24 si sposta in Italia. Qui fa fortuna come allenatore. In 3 anni guida la Lucchese dalla Serie C alla Serie A. Nel 38 Ferruccio Novo, ambizioso presidente del Torino, lo chiama. Vuole che sia Erbstein a costruire la sua squadra da scudetto. Sia nel periodo prebellico, quindi 38-39, quando colpito dalle leggi razziali non poteva più esercitare la sua professione alla luce del giorno, sia poi nel secondo dopoguerra è stato sempre il consigliere di nuovo, quello che gli dava le imbeccate su quali giocatori comprare e dava idee e suggerimenti sui moduli di gioco da adottare, perché comunque lui era un profondo conoscitore di calcio per averlo giocato e per aver allenato per lunghi anni, e quindi il suo sapere calcistico comunque ha pesantemente influenzato tutta la storia del Torino ed è diventato poi grande. Il calcio non salva Erbstein dalle leggi razziali del 38. Ebreo e straniero, l'allenatore ungherese è costretto a lasciare l'Italia. Io ignoravo completamente l'origine ebraica di mio padre, perché niente nel suo comportamento, nel suo agire quotidiano poteva riportarsi a questo. Furono le leggi razziali emanate sul finire del 38 che rivelarono questa cosa, che lì per lì per me non era affatto una cosa che costituisse un problema per me. Noi, le sue figlie, eravamo state educate su principi morali, non confessionali, e io comunque ero cattolica. E la cosa terribile fu che, secondo queste leggi, risultava che chi era ebreo aveva una colpa. Come? È una cosa colpevole essere ebreo? Erbstein torna in Ungheria con la moglie e le due figlie. Finisce in un campo di lavoro, mentre Susanna trova rifugio, assieme alla madre e alla sorellina Marta, nella villa di padre Klinda, uno Schindler magiaro, impegnato a salvare giovani di origine ebraica. Poi, un giorno, le croci uncinate si presentano alla villa. Le donne sono in pericolo. Susanna, in modo rocambolesco, riesce ad avvisare il padre. Mio padre era riuscito, nei modi più avventurosi e impensati, a trovare il modo di parlare con il nunzio apostolico e dirgli che
certamente ci trovavamo in grande pericolo e che bisognava intervenire. E quindi il nunzio immediatamente si attivò, minacciando gravi conseguenze diplomatiche per aver invaso un territorio extraterritoriale che era sotto la protezione vaticana. E fu così che fummo ricondotti in salvo momentaneamente alla villa, da cui però ritenemmo opportuno fuggire l'indomani con mia mamma e mia sorella, scavando un buco sotto il filo spinato della villa e per cercare di arrivare a piedi a casa di mia zia, la sorella di mia mamma. Mentre l'armata russa convergeva su Budapest, i nazisti, aiutati dai collaborazionisti ungheresi, continuavano a deportare gli ebrei della città. Con coraggio, Susanna riesce ad affidare il padre alle cure del diplomatico svedese Raoul Wallenberg, nominato poi giusto tra le nazioni per aver salvato migliaia di ebrei. Riuscì ad arrivare alla casa di Wallenberg e consegnare mio padre a questo straordinario personaggio e poi tornarmene a casa, dove puntualmente arrivarono questi crocefrecciati per fare la perquisizione e trovarono tre persone che furono immediatamente ammazzate lì, nel cortile di casa. Finita la guerra, nel 1946 Novo e il Torino riabbracciano gli egri Erbstein. Erno viene nominato direttore sportivo della squadra. La figlia Susanna inizia a costruire la sua carriera di ballerina di successo. In quegli anni, Erbstein consolida l'amicizia con il capitano del Toro, Valentino Mazzola, e con Raff Vallone, ex giocatore granata, giornalista e poi attore. Vallone raccontò dopo, quando ormai era uscito dal mondo del calcio, aveva intrapreso quella meravigliosa carriera di attore teatrale e cinematografico, che quando Erbstein preparava la partita negli spogliatoi non si occupava tanto di tattica, certamente aveva già inventato la lavagna con tutti i disegnini e le freccine, anche perché i giocatori giocavano a occhi chiusi, come si suol dire in gergo calcistico, ma si raccomandava che rappresentassero in campo il fair play. Quindi il grande Torino, sotto la sua guida, arrivò a toccare dei vertici tecnici e tattici veramente straordinari. Gli invincibili dominano un campionato dopo l'altro, ne vincono quattro di fila. Mazzola e compagni sono famosi in tutta Europa. Il Benfica li chiama in Portogallo per una amichevole di lusso. Nessuno sa che quella è l'ultima partita. Al ritorno, l'aereo del Grande Torino si schianta sulla Basilica di Superga. Non ci ho potuto credere per mesi, ma intanto sono salita a Superga e fra i rottami ho trovato la valigia di mio padre, che poi era mia, gliel'avevo prestata io per questo viaggio più lungo, aveva bisogno di una valigia più grande. E la valigia era intatta. E nella valigia c'era l'ultimo regalo di mio padre, una bambolina portoghese. Io facevo la raccolta di bamboline nei costumi dei paesi da dove arrivavano. E c'era questa bambolina, il suo ultimo regalo, che è il mio talismano. Non me ne separerei mai. Ogni volta che devo fare uno spettacolo, una conferenza, ce l'ho con me ed è come se lo spirito di mio padre palpitasse ancora in quella bambolina e ha sempre continuato a palpitare nel mio animo, altrimenti non sarei riuscita a tornare a vivere. Oggi la sua storia e quella della squadra continuano a vivere nel Museo del Grande Torino di Grugliasco, che raccoglie alcuni cimeli storici. Tra questi, la celebre tromba con cui Oreste Bolmida, dalle tribune del Filadelfia, suonava la carica, dando il via all'irresistibile quarto d'ora granata. 15 minuti in cui Mazzola e i compagni surclassavano qualsiasi avversario, mentre in panchina Erbstein si godeva lo spettacolo. Lui che quella squadra l'aveva modellata per vincere e divertire. È stato nominato il condottiero degli immortali e questo era lui, un condottiero.